Allora, la prima cosa che dove andiamo a un po', adesso non so se l'ho riuscito a vedere bene, ma comunque ve lo spiego io. Allora, l'Emilia-Romagna ha una forza, e la forza sono i nostri distretti. I distretti dell'Emilia-Romagna sono delle specializzazioni che sono state intraprese negli ultimi 20 anni e hanno colpito in modo positivo il nostro territorio, creando fatturato, opportunità e diciamo così la possibilità anche di esportare il nostro prodotto sulla parte estera. Dico questo perché i distretti dell'Emilia-Romagna sono quelli, in particolar modo ci sono 4-5, che hanno tenuto molto bene a questo tipo di impatto che abbiamo avuto ormai dal 2007, fino a ancora parzialmente oggi, se vogliamo, e quindi sono la linea dove possiamo andare a spingere. Vedete che l'Emilia Romagna ha la parte che è alimentare, il tessile, l'abbigliamento, la parte ceramica, la meccanica è il nostro cuore, il packaging. Abbiamo la meccatronica, il bioedicale, che con tutto quello che c'è stato, ovveretti anche loro, come qui, come anche da altre parti, si sono ripresi e anzi adesso segnano una percentuale di crescita molto forte e quindi di sviluppo. Industria del legno, industria, diciamo così, che può essere qualificata come il sistema moda, e poi c'è la chimica. Vedete che è costellata, quindi l'Emilia-Romagna ha questo punto di forza. Ne ho prese tre o quattro, non potevo prenderle tutte, però giusto per darvi un'idea di dove poter fare anche un'analisi di mercato voi, cioè dove poter trovare le opportunità professionali che poi andiamo a vedere verso la fine. In quali ambiti? Allora, è chiaro che la meccanica la fa da padrone. Noi abbiamo la motoristica, il packaging, l'olio dinamica, adesso non vi sto a dire tutto, ma comunque sono stati creati questi cluster che sono all'interno dell'Emilia Romagna, che sono quelli che qualcuno ha detto, insomma, si conoscono più le strutture dell'Emilia Romagna e soprattutto parlavano del packaging, ACMA, ID, insomma, tutte le aziende nostre, che riescono a fare un volume di fatturato più alto rispetto ai nostri concorrenti competitor in Germania. Quindi vuol dire che la crisi in quest'ambito qua c'è, se vogliamo, nella meccanica generale, nella parte nuova che c'è stata di fibre di carbonio, materiali particolari, compositi, sul packaging non c'è, cioè qui assumono ancora. Okay? Questi alcuni di quelli, anche alcuni nostri clienti con i quali si lavora, SACMI, Lamborghini, un esempio. Lamborghini è una struttura che praticamente l'anno scorso ha riqualificato il personale interno, cioè ha mirato a una specializzazione, e questo sta nelle dinamiche che dicevo prima nell'ambito del distretto, cioè hanno inserito personale in produzione per un particolare tipo di situazione, quindi lavoratori sulle fibre di carbonio. È una cosa che oggi sta venendo molto fuori ed è in valore percentuale ha una crescita molto alta. E profili successivi che sono la parte, non so, di comunicazione, di ufficio marketing, che poi andremo a vedere dentro. Tetra Pak la conoscete, Maserati, Marchesini, Ferrari, VM in questo momento ha un picco di produzione molto forte. Sistema moda, questo non molla mai, eh? Cioè, il sistema moda è una cosa incredibile. Cioè, poi parliamo della parte del lusso, che quello è ancora una parte. Sistema moda registra ancora percentuali di crescita molto alti. Quindi, vabbè, abbiamo il tessile sull'abbigliamento, le calzature, gli accessori, abbiamo un distretto del commercio che è il Center Gross, che è su Bologna, che ha tutta una dinamica, un polo particolarmente forte. Quindi in quest'ambito vediamo il più 10%, più 11% sul dato dell'export, insomma è un settore che da un lato tecnico, se vogliamo, crea figure specifiche, il designer e altri profili che ci possono essere dentro, ma anche qui per il fatto che c'è stato quell'incremento di crescita sulle esportazioni, tutto ufficio la parte estera. Quindi molto viene inserito nella parte dell'ufficio estero. Furla, Jux è una delle aziende di Bologna che ha avuto un'espansione negli ultimi 3-4 anni pazzesca. Assumono moltissimi giovani, quindi potrebbe essere un altro canale di spinta.
Poi abbiamo il nostro, che invece è la filiera dell'agroalimentare, anche questo è il nostro punto di forza. Non ci sono state flessioni, abbiamo comunque mantenuto una percentuale molto alta, anche perché in Emilia Romagna ci sono 33 prodotti certificati DOP, quindi è roba nostra. L'aceto balsamico, tutte cose buone, perché l'aceto balsamico, il prosciutto di Parma, insomma. Questo ci garantisce comunque alla fine di essere i primi in Italia, ma non solo, anche nel mondo. Qual è il difetto di un sistema moda della filiera dell'agroalimentare? Che, ne parlavamo ieri con delle persone, non abbiamo centri diciamo, commerciali di diffusione del prodotto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se Carrefour, facciamo nome e cognome, ha la possibilità di distribuire il prodotto in Cina, perché ha della rete in Cina, andrà a distribuire? La roba propria, quindi prodotti francesi. Okay. Noi non abbiamo questo tipo di competenza, non abbiamo questo tipo di struttura, quindi stiamo perdendo volume di fatturato sulla parte export per queste dinamiche. Alcuni marchi, ma questi li conoscete. Ecco, una parola in più per gli amici del Bioedicale. Dunque, io avevo incominciato con un progetto con loro ad aprile di 2 anni fa. È successo quello che c'è stato, si è interrotto, l'abbiamo ripreso l'anno scorso e sono stati molto bravi, cioè hanno ripreso in un modo, io direi, quasi a regime completo, hanno portato rispetto all'anno scorso un più 5, più 7% alla parte biomedicale, quindi sono in perenne caccia di profili. Quindi noi, a parte i discorsi di inserimenti che ci possono essere la parte tecnica, qui abbiamo la possibilità di poter inserire profili dalla parte anche qui di comunicazione, di marketing, poi c'è la parte di addetti stampa, ci sono grosse aziende che hanno anche l'addetto stampa interno, organizzazione di eventi, perché questi partecipano a delle fiere mondiali, quindi hanno bisogno comunque di gente interna che coordini questo tipo di percorso. Alcune aziende con le quali si collabora. Importante il ruolo di ConsuBiomed. ConsuBiomed è un consorzio che si è rimboccato le maniche, lavora con le PMI, le piccole e medie imprese, e stiamo attuando un progetto di rete. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi incominceremo insieme a loro, a effettuare delle selezioni di personale per tutte le tipologie di mansioni, quindi assolutamente anche il vostro dipartimento. E cosa faremo? Insieme al consorzio metteremo a disposizione per un processo di rete tipologie di profili per tutte le consorziate, che sono circa una 50. Questo darebbe modo di creare una specie di back office interno e ad ogni tipo di situazione che si viene a creare per un'azienda consorziata fanno riferimento a noi e al consorzio. Quindi stiamo creando il database interno per poter fare questo tipo di attività. Questo è un altro tipo di ambito, un settore che, ne parlavamo prima anche un po' con Andrea, il discorso dell'ambito del wellness, la salute, il benessere. Diciamo che questo è un ambito dove adesso abbiamo la parte classica della parte farmaci, quindi l'Alfavassa, un'azienda di questo tipo, farmacie, eccetera, eccetera, ma che è una parte poi anche abbastanza tecnica, chimica. La parte invece che sta venendo fuori è tutta una parte, che adesso vi farò vedere nelle slide che vengono dopo, di assistenza sul territorio al privato. Perché oggi i tagli che ci sono stati sulla sanità pubblica e sull'istruzione pubblica sta sbilanciando il baricentro e lo sta portando su un'assistenza privata. Quindi, esempi pratici, quando uno va a prenotarsi un eco e ci vogliono un anno e mezzo per andare a fare l'eco, cosa fa? Posso andare un anno e mezzo? Vado da un operatore privato. Questo cosa ha fatto? Ha creato delle società che si stanno posizionando sul territorio per rispondere non solo al privato, ma anche sulle aziende. Perché? Perché adesso incomincerà a esserci tutta una tematica di welfare aziendale. Questo welfare aziendale non è altro che garantire dei benefit che mancano sul territorio. Quindi vuol dire che
Per il dipendente si vengono a costituire servizi sostitutivi di quello che oggi manca, quindi la parte per i bambini, i moduli, gli asili nido, i mini nido, tutto quello che oggi manca. E questo è un settore che noi abbiamo intrapreso da un annetto, un po', se vogliamo, anche per caso, per esperienza personale che sono venuto a creare. Ci credo tanto perché è un percorso che purtroppo, lo dico da utente, ci porta a fare così. Quindi questo vuol dire che tutti i profili che ci possono essere nell'ambito sociale, nell'ambito dell'educazione, pedagogisti e altri tipi di situazioni, sicuramente saranno quelli che adesso vi faccio vedere dopo, saranno il nostro nervo, sarà quello sul quale dovremo andare. Tra l'altro si costituiranno anche delle aziende nuove, ci sarà una rete in franchising che si verrà a costituire sul territorio nazionale e creerà punti affiliati sul territorio che comporterà anche il fatto di essere degli imprenditori. Quindi ci sono già giovani ragazzi che con fondi che vengono stanziati, noi li affianchiamo in questo, con le tematiche che ci possono essere dalla Camera di Commercio per le start-up e altre cose, intraprendono un'attività propria. Allora, vi faccio vedere l'andamento, i tassi di crescita, insomma, era un po' quello che vi dicevo prima, i prodotti del metallo, la parte più alimentare e la moda, sicuramente sono i tre flussi, ci aggiungerei anche il biomedicale, che secondo me l'ho messo da un'altra parte, ma comunque sono i quattro ambiti dove sicuramente abbiamo avuto una crescita. I distretti in difficoltà, che comunque sono nella zona più della Romagna, sono la parte, il sistema casa, quindi tutto quello che riguarda la parte elettrodomestici e mobili. Diciamo che il distretto come sua essenza, che racchiude un pool di aziende, ha bisogno di professionalità sicuramente tecniche, ha bisogno di profili che possono essere individuati nella parte che diciamo prima, marketing, lingue, organizzazione di eventi, rassegna stampa, addetti stampa, e sicuramente la parte di formazione, cioè ragazzi che sono fuori dalle università, che fanno un percorso di formazione all'interno di queste aziende, di questo distretto. Non è detto che la formazione passi direttamente fuori dall'università, cioè io finisco e domani mattina devo trovare un'analisi di mercato, vedere dove andare. Ci sono contatti che per esempio anche Andrea ha su aziende che ci sono sul territorio dove c'è la possibilità di intraprendere un percorso in parallelo. Quindi vuol dire che io studio, faccio le mie attività, faccio le mie cose, però faccio esperienza all'interno di un'azienda, anche perché è giusto che voi abbiate idea se quella mansione è idonea per voi stessi, cioè c'è una cosa che a voi piace, cioè, bene Giulia prima, deve essere un qualcosa che vi piace, che vi appassiona. Qui abbiamo qualche altro numero, la cosa in più che viene a configurarsi è sicuramente il distretto di Sassuolo. Abbiamo avuto una crisi pazzesca 3 anni fa, situazioni precarie, adesso il distretto si è ripreso e sta provvedendo a assunzioni anche loro su quella parte, quindi la parte tutta di ceramica. E ha registrato rispetto a 2012 su 2013 un più 6,9%, quindi vuol dire che hanno avuto una bella spinta rispetto agli anni prima. Abbiamo avuto qualche flessione sul distretto alimentare, ma più che altro sull'ortofrutta. Sapete che adesso è stato aperto questo centro pazzesco su Bologna che si è unito al CAB, quindi con l'ottica di portare i turisti a Bologna, perché di solito vanno a Firenze, però non a Bologna. Invece questo tipo di strutturazione dovrà alimentare tutta la parte turismo, ristorazione, eventi, fiere, tutto sul settore dell'alimentare. Questo è solamente un flash, la parte che vedete in grigio chiara è il trend di crescita di occupazione all'interno delle imprese e dei distretti. Io voglio dire che loro assumono, mentre ci sono altri che sono in una situazione, diciamo così, un po' più ferma. Chi ha spinto sulle parti di
di specializzazione ha comunque avuto un trend di crescita in, per l'occupazione. Oh, arriviamo al nostro. Questo è il nostro. Allora, dunque, quali potrebbero essere le mansioni? Io le ho buttate giù così, venivano, poi bisogna che effettivamente poi si facciano le due chiacchiere un po' insieme, però questo è quello che vedo quando giro, ok? Per le aziende sul territorio. Allora, quello che vi dicevo prima, l'insegnante. Dice sì, perché l'insegnante all'interno delle strutture private adesso è una delle figure più richieste. Per quello che dicevo prima, taglio di strutture pubbliche e quindi sicuramente inserimenti di personale docente all'interno delle strutture private. Insegnante, questo io ho messo anche una parte, diciamo così, che vedete dopo, rivolta ai più piccoli, quindi alla parte di pedagogisti, e, insomma, in una fascia che va dai 3 ai 10 anni, insomma. Assistenze sociali, c'è un bisogno disperato, quindi chi ha una qualifica nell'ambito sociale, traduttori, interpreti, relazioni con l'estero. Adesso ho messo anche gli assistenti di volo, che il valuta dice ma cosa c'entrano con noi, perché noi non abbiamo le qualifiche tecniche per... Ci sono aziende con le quali noi collaboriamo che fanno delle pre-screening, diciamo così, solamente con profili che provengono da questo ambito qua. È una politica, è una forma mentis, cioè loro dicono, e questo mi è piaciuto, perché vengo da legge, quindi la cosa che dicevano loro, dice guarda, io non prendo il tecnico, lo formo, prendo una persona che ha un'apertura mentale di un certo tipo, la formo, la costruisco e la porto a quello che voglio dire. È una scelta, è una strategia aziendale. Invece sempre di stare, faccio un esempio, sono andato a fare, dicevo ad Andrea prima, sono andato a fare il mese scorso un percorso sull'orientamento scolastico. Avevo davanti una fondazione, ce n'è una subordinata che è tecnica, okay? Quindi molto tecnica, perché meccanici, meccanica e altre cose. E a fianco a me avevo un rettore di un'altra università. E c'è stato questo scambio abbastanza forte, cioè, no, noi abbiamo bisogno di persone tecniche, quindi bisogna che le aziende vadano avanti, altrimenti qua si ferma tutto, no? Si è creato un polverone, perché una grossissima azienda, per esempio, che sta sul Friuli, che è un'azienda tecnica, assume esclusivamente laureati in filosofia. C'è qualcuno che dice, ma vieni, ma vieni, tutti da qua. Quindi io che ero stato prima zitto, ho detto che cosa fanno, e poi alla fine è venuto fuori questo discorso. Quindi lì abbiamo fatto anche una dinamica, cioè abbiamo fatto uno studio sul perché il liceo classico. Il liceo classico purtroppo sta scomparendo, ormai abbiamo iscrizioni rispetto all'anno scorso del 3%, quindi vuol dire pochissimo, è un peccato, io vengo da classico. Ma è una cosa che effettivamente insomma sarà un gap, perché un po' tutto quello che dicevamo prima sulla cultura, sul fatto comunque che la forma mentis è un'impostazione, il latino, il greco danno logica, non c'è verso. Quindi ci sono delle situazioni che si vengono a creare che effettivamente danno più valore aggiunto a questo tipo di dipartimento. Okay, prego. Poi tutta quella parte che c'è invece documentale, di correttori, eccetera. Per esempio, queste aziende nuove che vengono su, che hanno la parte di assistenza privata sul domiciliare, sull'educativo, come rivolto al privato, hanno bisogno di correttori. Cosa fanno? Creano siti. Quindi hanno bisogno di testi da mettere dentro. E tutta quella parte che c'è comunque di rassegna stampa, social network, pazzesco, no? Tutto quello che viaggia. Io non mi ci metto neanche. Però loro sono bravi, quindi hanno bisogno di persone che gestiscono anche la comunicazione sui social network, che oggi è dirompente. E questo così via, cioè io sono arrivato a buttare fuori tutte le cose che mi venivano lì in mente sulla parte anche dell'ufficio di comunicazione, per esempio adesso è molto forte la parte delle le fondazioni, il no profit, no? Adesso è tutto questa dinamica del no profit, molte persone sento dice che cercano comunque delle persone all'interno di fondazioni o strutture associative per la parte, diciamo così, più marketing eventi, cioè chi gestisca il discorso interno della comunicazione.
importante quell'altra cosa che vi ho detto prima, secondo me, che è una delle alternative, cioè il fatto che alcuni giovani si possano dedicare a un'attività propria. È un'esperienza, ci sono giovani che si avvicinano, ne ho casi pratici, quindi per quello ve lo dico, ragazzi che sono anche appena usciti da università, dove effettivamente c'è stato un momento in cui loro cercavano qualcosa di preciso e non avevano la rispondenza dal mercato in quella cosa precisa. Se la sono creata. Quindi hanno avuto la possibilità tramite strutture, penso a questa One Family, ma ce ne possono essere anche altre, che ha creato un percorso di rete in franchising dove vengono create queste aziende che vanno sotto a quel cappello e quindi vengono coordinate da un centro servizi interno che alla fine gli dà la possibilità di accedere a tutte le tematiche di consulenza lavoro, cioè tutto quello che loro dicono a me non interessa, io devo fare l'elato, non sono capace neanche a farlo, lo fa un'altra struttura per loro. E ci sono già, per esempio, su Bologna due punti che partono così, quindi di solito sono operative, perché vanno a inserirsi all'interno di un mercato, tra virgolette, chiamiamolo così, che è prettamente sociale. Quindi anche per agevolazioni che hanno queste strutture sulla parte IVA, fiscale e altre dinamiche, insomma, si vengono a creare queste tipologie di situazioni. Conoscenza delle lingue straniere è già stato detto, i distretti che abbiamo visto prima lavorano molto sull'export, ci sono alcuni distretti che lavorano al 60% sull'export ed è per quello che hanno diversificato il proprio business. La conoscenza della lingua è primaria, quindi inglese sicuramente perché è la prima lingua che chiedono nella fase di confronto. Io spezzo una lancia anche per il mio tedesco, che a non tutti piace, però effettivamente serve. Ci sono aziende tedesche che preferiscono parlare in tedesco. E poi se lo sai in inglese lo sai, è chiaro, è normale. Però gli dai quella, no? Dici, ah, però se vai in tedesco, adesso rimango con te, ok. E ci sono anche, e ne parlavo per esempio prima con Andrea, dei percorsi nuovi. Ci sono, al di là dei paesi classici, come c'è l'Australia, no? Sentiamo molti ragazzi che prendono parte, vanno su. Che c'è? Ci sono. Il Canada è uno dei paesi nuovi, emergenti. C'è una parte meccanica che spinge sulla parte turca, argentina, ma quello ci interessa poco. Sulla parte invece nostra, quello è un paese molto interessante. Io sto portando a termine un progetto con la Camera di Commercio del Canada per trasferire personale da qua là, quindi questo con profili che possono essere dell'ambito tecnico, cioè sociale, educativo, ci sono aziende dall'altra parte che non hanno personale, cioè loro stanno bene ma gli manca la gente. Quindi se si riuscisse, poi dopo te lo lancio qui in diretta, se si riuscisse a creare un collante, una volta che hai completato questo tipo di progetto, io credo che un'esperienza all'estero sia fondamentale, un po' per sbloccare quei meccanismi che noi abbiamo e magari qualcuno fa un'esperienza e torna, c'è qualcuno che invece mai fa un'esperienza e rimane là, può capitare, no? Ok, quindi ve lo lancio già, poi magari ci sarà la collega poi dal pomeriggio che potrà eventualmente prendere eventuali adesioni, interessamenti, vi daranno un po' di indicazioni. E questo potrebbe essere una cosa nuova. Ecco, un'altra cosa che vi lancio è l'Expo. L'anno prossimo tutti parlano di Expo. L'Expo è questo evento gigantesco che è stato creato e sarà l'anno prossimo, il 1° di maggio, il 31 di ottobre. E adesso c'è un volano attorno a quest'ambito dove c'è la parte dei trasporti, le agenzie di viaggio, il turismo, la ristorazione. Insomma, ci si prepara a ricevere le persone che arrivano all'estero. Quindi tutto quello che è implementato di fiere, eventi, agenzie di viaggio, turismo e ristorazione è partito già. Quindi se c'è interesse a poter lavorare nei nostri ambiti, quindi nella parte più tecnica nostra, questo potrebbe essere sicuramente un volano in spinta. Vi faccio un esempio, il settore da sport ad oggi assume 72.000 persone. 72.000. Ok,
le agenzie di viaggio hanno incrementato il personale del 17%, esponenziale, una cosa. La ristorazione, idem, perché stiamo andando avanti, la ricezione alberghiera, ci stiamo preparando, perché non potevamo mica essere tutti quanti su Milano, li affolliamo, no? Quindi non è che, ma vengono spalmati, quindi poi vanno su Solvento, la Lombardia, l'Emilia Romagna, dove si può, e quindi tutta quella zona sarà una zona di incremento. Quindi ve lo lancio come una dritta, insomma, ci sono dei siti, ma anche sull'Expo stesso, insomma, dove si può andare a controllare, a vedere un po' le offerte, e ci sono. Ma se poi avete necessità, noi collaboriamo con alcune strutture, in Polano è quello nostro, insomma, una mano. Ecco, io volevo farvi vedere un video. E molte cose nascono dalla la fantasia, no? Perché uno magari parla e alla fine dalla comunicazione si arriva a... Non si vede all'inizio, però insomma vi dico, questo è un film che da dove si evince il messaggio, il carpe diem, no? Cogli l'attimo, è quella la cosa che noi dobbiamo fare. Vediamo se riusciamo. Eccolo, questo è un grandissimo film, ha un messaggio spettacolare. Bisogna rompere gli schemi, bisogna incominciare a vedere le cose non in modo classico, ma parlandosi, vedendo delle cose nuove. Ed è, per esempio, quell'esempio di quei due ragazzi che hanno aperto questa struttura nuova, esempio, no? Potrebbe essere, no? Ma così ce ne sarebbero tantissime altre. Okay? Spero di esservi stato di aiuto, di aver dato un flash, insomma, su quello che può esservi, ripeto, di supporto per le vostre ricerche. Grazie.